Noi siamo come un albero, con le radici nel terreno, ma con i rami che si protendono al cielo, liberi di fletterci al vento. E come nell'albero circola la linfa vitale, nel nostro corpo circola l'energia. Dove i canali di energia si incontrano, abbiamo i centri energetici, chiamati chakra, che in tutto sono 7, collocati lungo la colonna vertebrale. Lo yoga aiuta con particolari asana a portare equilibrio in ognuno dei 7 chakra e anche agli organi collegati, per permettere a noi e alla parte più profonda di noi di emergere e fiorire, donandoci benessere, calma, serenità e salute nel corpo e nella mente. Oggi praticheremo insieme una sequenza yoga per il terzo chakra, o Manipura Chakra, il chakra collocato all'altezza del plesso solare. Il terzo chakra rappresenta gli organi della digestione e il processo per cui il nostro corpo e la nostra mente digeriscono cibo e pensieri, trasformandoli in energia. Le asana dedicate al terzo chakra aiutano quindi a migliorare la digestione, contrastano nausea, pesantezza di stomaco e gastriti, ma portano anche calma e una sensazione di calore e sicurezza. Non solo, lo yoga per il Manipura Chakra rinforza le difese dell'organismo. Iniziamo. Sei in piedi. Inspira, alza il braccio destro col palmo che guarda in su e allo stesso tempo abbassa il braccio sinistro col palmo verso il basso. Espira e scambia le braccia. Prosegui in questo modo, eseguendo uno stretching del meridiano dello stomaco. Allarga ora le gambe e inizia a oscillare il busto, a destra e a sinistra. Lo sguardo segue il movimento e le braccia non oppongono resistenza. Ora, quando ruoti a destra, alza il tallone sinistro e lo stesso a sinistra. Questo è un ottimo esercizio per snellire il giro vita. Ferma il movimento. Porta le mani a freccia sopra la testa. Allungati, andando anche leggermente all'indietro, inspirando. Espira e piega il busto portando le braccia tra le gambe. Resta ora con il busto piegato. Oscilla su e giù come una molla. Ruota anche il corpo a destra e a sinistra. Fa scivolare le mani in avanti ed entra nel cane a testa in giù. Allunga la schiena. Vai sulle punte, piega il ginocchio destro. Porta il piede destro tra le mani. Stacca la mano destra da terra e allunga il braccio verso l'alto. Torna nel cane a testa in giù. E ora dall'altra parte, vai sulle punte e piega il ginocchio sinistro. Porta il piede tra le mani. Alza il braccio sinistro verso il cielo. Portati sulla schiena. Le mani sono sotto i glutei e il busto è sollevato. Alza le gambe tenendo le ginocchia piegate a 90 gradi, in questo modo. I piedi sono a martello. Appoggia la punta del piede destro a terra. Risolleva il piede e appoggia ora la punta del piede sinistro.
e ora appoggia le punte di entrambi i piedi a terra. Appoggia le mani dietro la schiena e raddrizza i gomiti. Allunga le gambe nella posizione yoga della barca, ottima per rimuovere le tossine e scacciare coliti e mal di pancia. Portati ora sulla pancia. Piega le ginocchia e afferra le caviglie. Solleva il busto e punta le gambe verso l'alto, entrando nella posizione yoga dell'arco. Respira. L'oscillazione è un massaggio agli organi interni e ricarica di energia il Manipura Chakra. Ritorna con il busto a terra. Portati ora seduto o seduta sui talloni. La mano destra afferra la sinistra dietro la schiena. Le braccia si allungano e spingono verso il basso. Inspira ed espirando contrae il diaframma. L'inspiro successivo avviene naturalmente. Poi per espirare contrae il diaframma di nuovo. E così via. Sciogli le mani, le braccia ricadono ai fianchi. Chiudi gli occhi e assapora gli effetti della sequenza dentro di te. Questa sensazione di pace che senti può essere richiamata in ogni momento della giornata, perché è già dentro di te. E io ti ringrazio per la tua attenzione. A presto!